Buongiorno, buon caffè. Sapete che a me piace molto cogliere spunti interessanti dai libri che sto leggendo. E allora adesso vi leggo poche righe da questo libro che apparentemente non c'entra nulla con il caffè e quello che stiamo facendo, perché si intitola Il manager della negoziazione e parla appunto dell'arte di negoziare, soprattutto in ambito professionale, ma non solo, perché la negoziazione è descritta come la capacità di ottenere il meglio da una situazione in cui due persone stanno cercando di trovare un accordo. Adesso tolgo gli occhiali e ve la leggo. L'adagio recita: sbagliando si impara. Con il maturare dal punto di vista anagrafico sembriamo scordarlo. Con l'avanzare dell'età e l'aumentata esperienza l'errore inizia a fare paura. La capacità di riconoscere e ammettere i propri errori è un'arma di sviluppo personale potentissima e non va sottovalutata anche come generatore di empatia da parte degli altri nei nostri confronti. Io darei un consiglio per la redazione dei curricula: inserire una parte dedicata agli errori commessi. Li renderebbe più veri, più utili, perché nel rilevarli si dimostrerebbe di esserne consapevoli, e più umani. Il mio curriculum sarebbe anche più lungo. Molto interessante, eh? Interessante perché il punto chiave è l'umiltà. È quella virtù necessaria soprattutto agli ambiziosi che conduce a fare tesoro di qualunque cosa, a partire dal cosa posso imparare da questo, dal riconoscere quello che è il proprio errore, dall'essere consapevoli del fatto che comunque veramente l'esperienza è fatta dalla somma di quello che tiriamo fuori quando non raggiungiamo il risultato. E nella vita di oggi, non soltanto in ambito professionale, ce ne vuole veramente molto, molta umiltà, molta capacità di riconoscere gli errori, perdere la paura di non essere perfetti, perché non lo siamo, e da questo avere la capacità di raccontare anche agli altri i propri errori per imparare insieme e, perché no, come dice qui, guadagnare anche magari più simpatia. Buongiorno e buon caffè.